ai ladri di futuro, a coloro che danneggiano i propri figli, i propri cari. Assomigliano questi atti di violenza al contagio del virus, che per primo colpisce coloro che ti sono più vicini. Io credo che sia da irresponsabili continuare in questi gesti, in questi atti, e noi siamo qua per manifestare in diverse scuole della città contemporaneamente il no ai ladri di futuro. Dalla prossima settimana partirà una piattaforma rivolta ai ragazzi e ai ragazzi delle scuole, perché possono segnalare movimenti strani che ci sono intorno alle loro scuole. Vogliamo che cresca il controllo sociale, mentre evidentemente confermiamo apprezzamento alle forze dell'ordine che sono impegnate e che stanno già colpendo qualcuno di questi criminali irresponsabili che fanno male a se stessi e ai propri cari. Sì, questo è segno evidentemente che ci sono dei gruppi che sono organizzati e che hanno in mente l'idea che così facendo si impedisce il cambio culturale dei giovani. Noi andiamo avanti su questa strada, è la conferma, se vogliamo, di quanto sia importante la scuola. Paradossalmente, più atti di violenza si fanno contro le scuole, più è la conferma che la scuola dà fastidio a qualcuno. E noi vogliamo continuare in questo impegno perché questo qualcuno alla fine si rassegna e capisca che Palermo è cambiata e vuole cambiare.